Sono occupata. Tutto ok? Sì, certo. Quello che intendevo con tutto ok era... Che diavolo ha fatto House? Niente. Che ha detto? Ho visto House comportarsi male tante volte, ma per raggiungere uno scopo. Non l'avevo mai visto. Far male solo per il gusto di farlo. Davvero? Che ha detto? Niente, non importa. Beh, ho visto House trattarti male migliaia di volte, ma non ti ha mai ferita. Le persone credono che House non abbia nessun freno. La realtà è che sa quando fermarsi, perché quando vuole ferirti sa perfettamente quali tasti toccare. Volevo avere un bambino. House lo sapeva. Ha detto che avrei fallito come madre. E tu sei così sconvolta perché pensi che abbia ragione? Ho fatto 3 diverse inseminazioni. Le prime 2 senza esito. L'ultima l'ho perso. Mi dispiace. Non è colpa tua. Sono eventi naturali. Una ragazzina era spaventata. Stava male. Io ero imbarazzata, terrorizzata di sbagliare qualcosa. È normale, è... Non l'ho abbracciata. Non mi sono nemmeno avvicinata per tenerle la mano. Le ho detto che sarebbe andato tutto bene. Voleva essere tranquillizzata. Le ho detto che i genitori sarebbero tornati insieme. Quando vedo le persone con i loro figli è tutto così naturale. È come se avessero un libretto di istruzioni scritto nei loro geni. Probabilmente io non ne ho una copia. Forse il mio voler diventare madre è come un sordomuto che vuole cantare l'opera, un paraplegico che ehi. Ora capisco che intendevi con sa quali tasti toccare.